Live streaming is on. Buongiorno a tutti. Di nuovo, buongiorno a tutti. Sono professoressa Marina Ignatovic Contato. Questa è la nostra seconda conferenza. Volevo ringraziarvi tutti quanti per aver guardato quella precedente. Ho visto che c'erano diverse visualizzazioni, vuol dire che l'argomento piace e io sono molto felice. Allora, oggi come argomento abbiamo confronto tra le due capitali e la vita nella Russia moderna al di fuori delle due città. Allora, abbiamo parlato tanto della Russia, delle due capitali della Russia, della loro storia, per quale motivo sono proprio due. E perciò oggi un po' ci fermiamo su questo argomento, ma non a lungo. E come vedete, la seconda diapositiva l'abbiamo già visto anche nella conferenza precedente, che ci parla delle diversità di queste due capitali, perché l'altra volta abbiamo visto tantissime belle foto, delle cose più belle che esistono in queste due città, e non ci è bastato tempo per parlare della loro diversità. Infatti, loro si considerano due mondi assolutamente diversi, le due città, e forse hanno anche qualche motivo per considerarsi tali. Per confrontarli, noi ricordiamo, l'altra volta ne abbiamo già parlato, che San Pietroburgo è situato su 42 isole ed è piatto come il palmo della mano, mentre Mosca è situata su 7 colli e se uno sale sui Vorobiovi Gori, si può vedere tutta la città, specialmente se il tempo è bello. Poi abbiamo detto che San Pietroburgo è più europea, costruita da Pietro il Grande come la finestra sull'Europa, mentre Mosca è più asiatica. A San Pietroburgo si trasferisce gente del nord, mentre a Mosca si trasferisce la gente di tutta la Russia. San Pietroburgo ha cambiato nome 4 volte, vi ricordate che ne avevamo parlato alla conferenza precedente? Mentre Mosca ha sempre conservato il proprio nome dal 1147, l'anno della sua fondazione. San Pietroburgo ha il clima pessimo, d'inverno si gela e può piovere 24 ore su 24 per settimane intere. Mosca ha il clima continentale e d'inverno fa freddo con le nevicate apocalittiche come quest'anno ed estate fa molto caldo. San Pietroburgo è un grande porto ed è collegato con i paesi baltici e la Finlandia. In 5 ore si arriva a Helsinki, mentre Mosca ha solo aeroporti per raggiungere altri paesi. E queste sono le loro diversità. Poi abbiamo parlato anche degli abitanti di Mosca e di San Pietroburgo. Anche loro si considerano molto diversi. Per esempio, usano le parole diverse in alcuni. Usano le parole diverse per alcune cose, parlando sempre russo e capendosi certamente. E così si riconoscono le loro diversità. Per esempio, il chiosco a Mosca si chiama Palatka, mentre a San Pietroburgo si chiama Larioka. Quando si parla dei soldi, di tanti soldi, di 1.000 rubli, per esempio, il moscovita dice Shtuka, che sarebbe un pezzo, mentre gli abitanti di San Pietroburgo dice una tonnellata. Quando parliamo di un ingresso di un palazzo, a Mosca si dirà Podyezd, a San Pietroburgo si dirà Paradne. Parlando delle autostrade, per esempio, il ponte dell'autostrada a Mosca si chiamerà Estacada, mentre a San Pietroburgo Viaduc. I moscoviti sono molto più veloci o si considerano tali e molto più scaltri negli affari. Gli abitanti di San Pietroburgo sono più sognatori e si considerano culturalmente molto più validi. I moscoviti sono più glema, usiamo i termini un pochino più moderni,
mentre gli abitanti di San Pietroburgo sono più gotici. Le persone con più ambizioni preferiscono vivere a Mosca, mentre quelli che scelgono la tranquillità e comodità della vita optano per San Pietroburgo. Vorrei farvi rivedere un'altra volta la cartina della Russia moderna, anche per ricordarvi dove si trova, quanto è grande la Russia e dove si trova Mosca e San Pietroburgo. Si trovano tutti e due nella parte europea della Federazione Russa, Mosca proprio al centro, mentre San Pietroburgo molto più al nord, sul Mar Baltico. Questa è una bellissima vista del Cremlino che abbiamo visto l'altra volta. Però mi è venuto in mente, quando l'altra volta vi avevo, la conferenza precedente, vi avevo fatto vedere delle cose più belle di Mosca, vi avevo fatto vedere il Teatro Bolshoi, l'immagine, che è un teatro, è la gloria nazionale, non solo la gloria di Mosca, ma anche la gloria nazionale di tutte le federazioni russe e una volta anche dell'Unione Sovietica. E questa foto mi sono accorta poi, un pochino più tardi, che non era il teatro di Mosca, ma era il teatro di San Pietroburgo. Di conseguenza ci sono alcune cose che sono simili sia a San Pietroburgo sia a Mosca. Quella foto che vi ho fatto vedere, ve la faccio vedere più avanti, era la foto del teatro Aleksandrinskij, che è uguale al Bolshoi, le stesse colonne, stesso portico, stessa quadriga sul tetto e lo stesso Orfeo che la guida. Adesso ve la faccio vedere un attimo, questo qua è il teatro Bolshoi, quello che non avevamo visto l'altra volta parlando di Mosca. Invece potete vedere proprio la costruzione con le colonne, portico, quadriga di cui avevo parlato. E questo è invece il teatro Aleksandrinskij, il teatro di San Pietroburgo, costruito più o meno con lo stesso progetto, e che questo progetto è esattamente gli stessi elementi che ha il teatro di Mosca, il teatro Bolshoi. Poi, se noi parliamo di due stazioni principali, di Mosca e San Pietroburgo, anche loro sono costruite nel modo completamente uguale, sono delle stazioni gemelle, solo che una si trova a Leningradske, e potete immaginare che si trova a Mosca, invece l'altra si chiama Moskovskaya e si trova certamente a San Pietroburgo. Sono completamente identiche, l'unica diversità è la statua di Lenin o di Pietro il Grande nell'atrio. Adesso ve li faccio vedere. Allora, questa è la stazione Leningradskaya a Mosca, invece questa qua è la stazione Moskovskaya a San Pietroburgo. E un altro elemento che li accomuna, se noi prendiamo il canale Gribaedov e la cattedrale Spas na Kravi, sarebbe il Salvatore sul sangue versato, di cui ne abbiamo parlato l'altra volta, è la chiesa costruita sul posto dove fu ucciso Alessandro II nell'attacco anarchico, ha lo stesso identico aspetto della... Lo stesso identico aspetto della cattedrale di San Basilio a Mosca. Qui possiamo vedere la cattedrale di San Basilio, questa qua la vista del Cremlino con la cattedrale di San Basilio sullo sfondo, invece questa qua è il canal Gribaedova a San Pietroburgo e la chiesa del Salvatore sul sangue versato. E non parliamo dei quartieri che erano stati costruiti negli anni 70-80 del secolo scorso. E a questo proposito mi è venuto in mente un film del 1976 che si chiama L'ironia del destino o Buona sauna. È una storia ambientata a San Pietroburgo, a Mosca e a Leningrado. E di cosa parla? Parla di due quartieri assolutamente identici che esistevano a Mosca e San Pietroburgo. Il film combina la commedia degli equivoci ad una storia d'amore ed è diventata talmente popolare sia in Russia che nelle repubbliche ex sovietiche
È diventata una tradizione fissa guardarlo la notte del Capodanno, assieme a tante altre cose che si fanno in Russia per questa festa. E vi faccio vedere la locandina di questo film, Le ironie del destino, Buona Sauna. E la trama è molto semplice. È basata proprio sull'identità di due quartieri dormitori nuovi costruiti nello stesso periodo, anni 70, fine anni 70, inizio anni 80, a Mosca e San Pietroburgo, che una volta si usava lo stesso progetto per tutta l'Unione Sovietica. Comunque la storia è molto semplice, ci sono quattro amici che decidono di festeggiare la notte di Capodanno e anche l'imminente matrimonio di uno dei loro amici. E dove vanno a festeggiare? Vanno a festeggiarla in una sauna, ma non in una sauna, alla sauna Saint-Denis, che è la sauna più vecchia e più conosciuta a Mosca. Vabbè, in Russia la sauna non è solo la sauna vera e propria, ma anche una specie di banchetto. Di conseguenza, festeggiando tutte queste cose importanti, loro si ubriacano e perdono la coscienza della realtà e del tempo. Però uno di loro deve tornare a Leningrado, perché è di Leningrado. Non ricordando esattamente chi mettere sull'aereo per Leningrado, mettono la persona sbagliata, quella che è il personaggio principale e centrale del film, quella che avrebbe dovuto festeggiare il Capodanno con la sua fidanzata e futura moglie. Arrivando a Leningrado, all'aeroporto, non completamente sobrio, il nostro personaggio dà il suo indirizzo all'autista del taxi e si fa portare in un quartiere con lo stesso nome, in una via con lo stesso nome. Sale nell'appartamento e va a dormire senza accorgersi di alcune diversità rispetto all'appartamento proprio. Quando si sveglia, incontra l'inquilina vera e propria di quell'appartamento, che non è la sua fidanzata storica, non è la sua futura moglie, ma una donna completamente sconosciuta che dopo tante avventure diventerà l'amore della sua vita. È una storia molto romantica, però basata proprio sulle cose che accomunano tantissimo a Mosca e Leningrado, allora San Pietroburgo di adesso. Per fortuna, nei nostri tempi, una città per dividersi dall'altra, per distinguersi dall'altra, non cerca i progetti più moderni, più diversi, più particolari, come abbiamo parlato l'altra volta del complesso Moscow City. È un complesso completamente nuovo, costruito negli anni 2000, nel nostro secolo, che ha cambiato completamente lo skyline della città e diventa uno dei simboli adesso di Mosca. Vedete come si vede adesso Mosca da uno di questi grattacieli. Mentre a San Pietroburgo, che l'altra volta non l'abbiamo visto, anche a San Pietroburgo non si è negato il suo grattacielo e il Gazprom Center. E anche questo è un business center abbastanza, adesso molto popolare, finito nel 2018, costruito con un concetto completamente diverso, concetto moderno, e concetto molto originale che rispecchia di più San Pietroburgo, perché a parte il grattacielo, qui una parte della costruzione rappresenta una nave e ci ricorda che San Pietroburgo è il grandissimo porto. Qui c'è un dettaglio un pochino più grande. Adesso abbiamo parlato delle due capitali, abbiamo finito un po' l'argomento della conferenza scorsa
Invece vorrei allargare un pochino più gli orizzonti e parlare delle cose, cioè parlare della Russia dove si trovano queste due città, le sue capitali. Allora proverei a rispondere, a fare tre domande e a rispondergli. Non sarà una cosa molto facile, è quasi impossibile, però ci proviamo anche per farvi conoscere un po' meglio la Russia moderna. Allora, le domande sarebbero: chi vive bene in Russia? Dove si vive bene in Russia? E la Russia è ricca o povera? Allora, chi vive bene in Russia? E qui forse dovremmo tornare. Se voi fate una domanda del genere al russo, chi vive bene in Russia? Si ricorderà sempre del poema del famoso poeta Nekrasov dell'Ottocento. Che poi sappiamo che l'Ottocento è il secolo d'oro della letteratura russa, poema scritto con lo stesso identico nome, Chi vive bene in Russia. È un poema che ci racconta di avventure di sette ex contadini, sono ex militari e allora in quei tempi il servizio militare era molto più lungo di adesso, di 25 anni, sono anche gli ex contadini che avevano lasciato i loro villaggi, i villaggi quando ancora nell'epoca della servitù della gleba. Quando tornano a casa, la servitù della gleba è già abolita da 5 anni. E loro, prima di tornare a casa, decidono di discutono tra di loro dove si vive meglio in Russia. Non riescono a trovare l'accordo. E decidono di fare un lungo viaggio in tutta la Russia, intervistando i rappresentanti di diversi ceti sociali per capire chi vive con la gioia e libertà in Russia e chi è felice. E vabbè, perché la felicità è una cosa molto importante per la nazione. Fanno un viaggio molto lungo, ci sono anche degli elementi favolistici in questo poema. Perché c'è poi la tovaglia volante che li porta da un punto all'altro, perché la Russia è immensa e certamente fare un viaggio in quei tempi era una cosa molto, molto, molto lunga e faticosa. E comunque non trovano la risposta alla loro domanda, però trovano un barlume di speranza parlando con il rappresentante della generazione giovane. Che spera nel futuro migliore e riesce a trasmettere in qualche modo anche questa speranza alle persone più anziane. Questo argomento esprime pienamente il sogno più caro della gente, il suo continuo sforzo per raggiungere la felicità, così come il sogno millenario di tutte le nazioni per raggiungere l'ordine sociale giusto. E vorrei farvi vedere la copertina del libro di Nekrasov, scritto nel 1800, iniziato nel 1866, ci cioè avevo messo 14 anni, non l'avevo finito perché era morto nel 1800, 1880, ma comunque che si ricorda ancora adesso. E allora possiamo fare una domanda successiva. Ma chi vive bene in Russia adesso? Allora, per cercare di rispondere a questa domanda, possiamo provare a immaginare diciamo la struttura sociale russa come una piramide. Allora, sotto, proprio in fondo, ci sono delle persone che vivono sotto la soglia della povertà, le persone senza fissa dimora. Magari con dei grossissimi problemi come droga, come alcolismo, che è una grande piaga della Russia ed è sempre stata. E dopodiché, lo strato successivo sarebbe gli operai e i contadini. I contadini praticamente non esistono più in Russia perché l'aspirazione più grande dei contadini russi è di trasferirsi in città. E ci sono tantissimi villaggi in via di estinzione perché la gente proprio fugge da lì. Per
cercando la vita migliore, magari più facile. Gli operai lavorano tantissimo per 5 giorni di settimana, invece le ultime 2, per sfortuna, del popolo russo si dedicano all'alcol. E per loro è l'antidepressivo più forte in assoluto. Però poi, una volta che sono passati questi giorni, i problemi ritornano. E poi c'è la classe media, è la classe più ambita di tutti i russi, perché la classe media ha l'indipendenza economica. Per avere l'indipendenza economica in Russia ci vogliono diversi fattori. Prima di tutto l'istruzione, poi anche l'impiego di privilegio, in più l'accesso al potere. Solo questi fattori e alcun altro possono darti la possibilità di essere indipendente economicamente e anche sentirsi un membro della società rispettata. Non a tutti capita, perché alcuni, per esempio, possono soddisfare a queste esigenze, alcune di queste esigenze, invece alcuni no, e di conseguenza si rimane sempre sospeso un po' tra un ceto sociale e l'altro. Per esempio c'è l'istruzione, però non c'è l'impiego di privilegio, oppure non c'è l'accesso al... Non c'è l'accesso al potere, che è una cosa molto importante in Russia. Oppure per realizzare le proprie aspirazioni ci vorrebbe una città grande, ma uno non riesce a trasferirsi là e di conseguenza vive in una città piccola e non riesce a realizzarsi. E così rimane sospeso, diciamo, tra un ceto e l'altro, che poi è anche questione di una grande frustrazione per tante persone. E l'unica speranza è quella di portare pazienza. E poi certamente proprio sulla cima della piramide c'è il 3% della popolazione russa a cui appartiene l'80% dell'asset finanziario di tutto il paese. E loro sono al di fuori di ogni discussione. Allora, facciamo un'altra domanda adesso. Dove si vive bene in Russia? In Russia la gente si sposta continuamente e i motivi di questi spostamenti possono essere più diversi. Ci sono i sondaggi abbastanza autorevoli che dicono che le città più belle da vivere in Russia sono Mosca, sappiamo dov'è, Krasnodar, è il sud della Russia, Rostov sul Don, sempre il sud della Russia, sul fiume Don, Sochi, è vicino al Caucaso, e Sochi è famosa per l'Olimpiade invernale tenuta poco tempo fa, Kaliningrad e San Pietroburgo. Vabbè, c'è da aggiungere certamente l'Interland di Mosca, che dipende completamente da Mosca, regione di Belgorod, centro della pianura russa, Tiumeni, e la sua regione è in Siberia, è la regione ricchissima del petrolio, è regione di sul Don e Krasnodar, è sud della Russia europea. Allora, quando abbiamo parlato dei posti dove si vive bene in Russia, allora, al primo posto certamente sono le capitali. Le città come Mosca e San Pietroburgo hanno lo statuto speciale federale, che è una cosa molto importante. Vuol dire che gli investimenti per le grandi opere arrivano non dal budget municipale, ma dal budget statale, dal budget federale, perché sappiamo che la Russia non è un paese, è un paese federale. Questo vuol dire che gli investimenti e convenzioni arrivano prima di tutto in queste 2 città. In più, la grande popolazione vuol dire anche una richiesta, una grandissima richiesta di consumo, un grandissimo richiesta di servizi, e vuol dire tanti posti di lavoro e più benessere. In più, nelle grandi città esiste quello che i sociologi chiamano l'ascensore sociale, praticamente un muratore che arriva in una città a fare i lavori più umili
ha la possibilità di diventare un imprenditore edile, mentre un neolaureato può aspirare a un posto di una multinazionale e fare carriera lampo, o almeno si spera. Comunque, già tra le due città come Mosca e San Pietroburgo, abbiamo detto, ci sono alcune differenze nel modo di vivere. E poi c'è sempre anche questione di clima, perché anche questo è molto importante giudicando la comodità di vivere in una città, perché non è solo i servizi, non è solo i servizi, approvvigionamenti, gli eventi pubblici e culturali, ma anche il clima, perché il clima è molto importante per noi, lo sanno gli italiani che hanno il clima bellissimo. E poi, secondo gli ultimi sondaggi, le regioni con la qualità della vita peggiore, vabbè, queste certamente le periferie della Federazione Russa. Allora, è la Repubblica Tuva oppure Tiva, è Sud-Siberia, al confine con la Mongolia, Karacheva, Cherkessk e il Caucaso, Altai, regione Altai, è sempre il sud della Siberia, al confine con Kazakhstan e Mongolia, poi regione autonoma ebraica, Ingushetia e Khakassia. Vabbè, i motivi principali sono povertà, bassa densità della popolazione, mancanza di lavoro e indebitamento della popolazione. Si dice che si vive molto bene nel sud della Russia. Vabbè, per gli italiani è anche una cosa abbastanza capibile, perché praticamente ci troviamo al parallelo di Torino o di Milano, di conseguenza il clima è più o meno lo stesso. Vabbè, ci sono le città come Krasnodar, Rostov-sul-Don e Sochi, sono le città più ambite nel sud della Russia. E come vantaggio hanno un clima mite, fa caldo, hanno le terre ricche per lo sviluppo di agricoltura e anche il mare vicino, che è il Mar Nero, e anche le montagne, il Caucaso a 60, Mar Nero a 100 km e le montagne a 60 km o di più, poi dipende dalla città, il che favorisce il turismo sia nazionale sia internazionale. E qui vorrei parlarvi di un attimo di Vittorio Sella, il grande fotografo e alpinista italiano, che aveva fatto diverse escursioni nel Caucaso e aveva lasciato tantissime fotografie che adesso fanno parte del patrimonio storico mondiale. Le sue spedizioni in Caucaso centrale nel 1890 e 1896 e i risultati scientifici ottenuti gli valgono la croce di cavaliere dell'ordine di Sant'Anna conferitagli dallo zar Nicola II e il premio Murchison della Royal Geographical Society di Londra. A Rostov-sul-Don esiste il club alpinistico che porta il suo nome e io sono stata abbastanza fortunata a essere invitata come l'ospite d'onore per tenere là una conferenza su Vittorio Sella. E difatti Vittorio Sella, vedete la sua foto, il fotografo alpinista italiano dell'Ottocento. E queste sono le foto della città Rostov-sul-Don, è una delle città più grandi del sud della Russia, situato sul fiume Don, la terra dei cosacchi, fortemente voluto da Pietro il Grande, ma poi anche seguita molto da Caterina II, dalla zarina imperatrice, allora era imperatrice Caterina II, una città molto russa e molto ricca, nonostante si trova proprio sul confine sud della Russia. Volevo parlarvi di un altro italiano illustre che vive da 20 anni. Faccio vedere prima la sua foto. Allora, Fabio Mastrangelo, direttore d'orchestra a San Pietroburgo, è nato a Bari, riconosciuto da tutti come il direttore d'orchestra italiano più famoso nella Russia contemporanea. Ad agosto del 2013 è stato nominato sovrintendente e direttore artistico dello storico teatro di San Pietroburgo Music Hall.
incarico che si aggiunge a tanti altri, tra cui ultimamente ancora più prestigioso del direttore dell'Orchestra Filarmonica di Mosca. Per lui, italiano abituato al sole di 365 giorni, l'anno San Pietroburgo è la città più bella del mondo, anche nei giorni più uggiosi, perché per lui basta alzare la testa per dimenticare il tempo e ammirare le bellezze della città. Comunque lui ha trovato la sua fortuna proprio a San Pietroburgo. Poi viene in mente, visto che siamo in Italia, parliamo della Russia in Italia, viene in mente anche la domanda, ma gli stranieri vivono bene in Russia? Io conosco un imprenditore che parla molto bene della vita in Russia. Ha fatto qualche anno a Mosca e poi si è trasferito a Krasnodar, una delle città dove si vive meglio, ne abbiamo parlato prima, in Russia. Si è trasferito a Krasnodar e là si trova molto bene, fa l'imprenditore. Comunque lui ne ha parlato di diversi aspetti della vita russa. Quello che nota subito lo straniero quando si trova in Russia. Vabbè, prima di tutto ha detto che vivere in un modo normale in Russia non è tanto difficile. Poi ha notato che c'è parecchia pulizia e di conseguenza c'è tanto ordine. E poi le leggi sono molto chiare e di conseguenza vengono rispettate più rigorosamente che negli altri paesi. La città dove sta, ha detto che è molto pulita e ha tantissimi parchi pieni di famiglie e dei bambini che sono molto ben tenuti. Un po' si è lamentato delle strade, vabbè, ma le strade sono sempre state un po' il problema della Russia. Difatti una volta si diceva che il problema della Russia sono gli stupidi e le strade, perché le strade non c'erano e gli stupidi ce n'erano tanti. E invece, quanto riguarda, per esempio, il problema delle relazioni interpersonali, dice che secondo lui i russi sono persone abbastanza chiuse, sorridono poco e questo dà un po' fastidio ai popoli che sono abituati a esternare di più i loro sentimenti, però basta entrare in confidenza e poi tutto sommato si può fare anche delle amicizie, ma comunque sono chiusi proprio di carattere e sono molto nazionalisti e sono molto permalosi. Allora bisogna fare attenzione di fare alcune scherze, specialmente quelle un pochino leggere. C'è il problema dell'alcolismo, questo è vero, però ha detto che le stesse cose possono... Le stesse peggiori si può vedere anche in Inghilterra, quando chiudono i pub, quando chiudono i pub, poi non facciamo più commenti. I russi parlano del regime politico in modo abbastanza liberale, hanno le idee abbastanza chiare, comunque la maggior parte è per il governo attuale, perché il presidente attuale Putin sa molto bene come fare leva sui loro consensi. E per quanto riguarda la corruzione, che si parla tanto della corruzione in Russia, per quanto riguarda la corruzione, secondo lui la corruzione esiste quando si tratta con delle società molto grosse, oppure con le società molto grosse, mentre a livello amministrativo detto che non è diffusa tanto. Vabbè, qualche volta detto che per esempio per fare due documenti in un modo veloce, eccezionale, oppure quando hai bisogno di consulenza medica, qualche volta, siccome la maggior parte degli ospedali sono statali, qualche volta serve. E per fare il business non trova molti problemi, però bisogna prima di tutto sapere parlare russo, perché difficilmente parlano lingue straniere, specialmente nelle periferie della Russia. E poi bisogna abituarsi agli usi e costumi locali, perché c'è più contante, ci sarà anche un po' più nero,
e ha detto che ci sono le proprie leggi che bisogna conoscere e rispettare. Vabbè, questa qua è una voce di un italiano comune, non è un direttore d'orchestra, non è un grande, non è un ambasciatore, non è un grande scrittore, è un imprenditore che lavora e con successo e vive in Russia. Allora, prima di passare all'ultima domanda, come andiamo noi il tempo? Prima di passare all'ultima domanda, vorrei parlarvi anche delle bellezze paesaggistiche della Russia, perché non ci sono tante cose, a parte Mosca, San Pietroburgo e alcune città, non ci sono tante cose, tanti complessi architettonici di un grande valore artistico, però ci sono delle bellezze paesaggistiche che attirano i turisti di tutto il mondo. Per primo si parla poco della grande pianura russa, perché dicono che è abbastanza scialba dal punto di vista dei paesaggi, che non sarei molto d'accordo. Comunque vorrei parlarvi di due posti per adesso, perché tutti dicono che la Siberia, Monti Urali, Monti Altai, Kamchatka sono molto più belli, ma comunque sono molto più particolari, ma anche la pianura, grande pianura russa ha delle sue gemme. Come per esempio vorrei parlarvi di una città che si chiama Kolomna. Adesso c'è una foto, ve la faccio vedere subito, così poi ve ne racconto un po'. La città Kolomna, nella regione di Riazan, è proprio in centro della pianura russa, che è una città che, secondo lo storico Karamzin dell'Ottocento, prende il suo nome dalla famiglia nobile italiana Colonna. Non si sa cosa aveva fatto la famiglia nobile italiana nel 1200 in Russia, ma comunque il fatto sta che nello stemma della città c'è una colonna e si chiama Kolomna, come la città. È una città molto, molto carina, adesso ve lo faccio vedere un'altra volta la foto, è una città con il suo Cremlino, che ricordiamo Cremlino, è una cittadella fortificata con il suo Cremlino, con il suo fiume, con le sue chiese, il suo campanile, ma una cosa curiosa è che invece di incontrare gli ospiti, molto, molto ospitale, invece di incontrare gli ospiti con pane e sale, vi ricordate che l'altra volta ne abbiamo parlato, che i russi incontrano gli ospiti d'onore sempre con pane e sale, loro vi offrono un dolce particolare, che è una specie di marshmallow all'americana, oppure quelle delizie turche che si chiamano rahat lokum, non so se qualcuno l'avrà assaggiato, se cosa, la vendono anche, c'è anche a Milano, c'è un negozio dove vendono queste delizie turche, ed è molto buono e è fatto maggiormente alla base del succo di mele, perché ci sono tantissimi frutteti di meli in quella zona. E una cosa molto particolare, molto curiosa, che potrebbe farvi ridere, che 200 anni fa le ragazze più ambite da sposare erano quelle con i denti cariati, perché i denti cariati vuol dire che mangiavano tanto zucchero, voleva dire che erano di una famiglia agiata, e vuol dire un buon partito. E vi faccio vedere ancora un posto che a me piace molto caro, è una villaggio Costantinovo sul fiume Oka. L'Oka è l'affluente del Volga ed è il paese nativo di un famoso poeta russo già del Novecento, Sergei Yesenin. È un poeta molto conosciuto, molto caro ai russi. Purtroppo è morto, molto, ha lasciato tantissime poesie, purtroppo è morto molto giovane, all'età di 30 anni. E lui ha girato tutto il mondo, aveva sposato la danzatrice americana Isidora Duncan,
girato, è stato negli Stati Uniti, ha girato tutto il mondo, ma appena poteva tornava in questi posti dove era nato a trovare la mamma pieno di regali, perché praticamente è proprio lì che trovava la sua ispirazione. Era un poeta lirico che aveva scritto tantissime poesie sulla natura russa e proprio sulla natura della pianura, quella che conosceva meglio, la grande pianura russa. Volevo solo dire ancora una cosa, che nel 1918, nell'ambito del Festival delle Bellezze qui a Verona, hanno fatto un bellissimo concerto Luigi Locascio e Gloria Campaner. Luigi Locascio recitava le poesie di Jesenin e Gloria Campaner suonava le musiche di Rachmaninoff. È stato un incontro bellissimo con l'arte russa e con l'anima russa. Comunque è stato veramente per me è stato un bellissimo ricordo. E adesso passiamo dall'altra parte degli Urali, perché vi ricordate che la Russia è divisa in due parti, la Federazione Russa è divisa in due parti degli Urali, la parte europea e la parte asiatica. Allora, quando parliamo degli Urali, vabbè, c'è un basso piano della Siberia occidentale, dove vediamo, se partiamo dal nord e andiamo verso il sud, vediamo prima tundra, poi taiga, sapete cosa sono, poi taiga e poi le steppe. E vabbè, ci sono tantissime zanzare e tantissimi pozzi di petrolio. Mentre Monte Altai viene considerata dai turisti paesaggisti la Shambhala russa. Shambhala sarebbe nella tradizione tibetana, è un regno mitico. E lì è tutto luminoso, straordinario, eccezionale. L'acqua è più saporita, i rilievi delle montagne sono più aspri e il cielo più azzurro e l'erba più verde. Comunque questa è la foto del Monte Altai, e questa qua è la Siberia del Sud. E poi lago Baikal, certamente, è il lago più grande del mondo, secondo il volume dell'acqua, celebre per essere chiaramente visibile dallo spazio. Si dovrebbe visitarlo almeno due volte, verso la fine dell'estate e l'inizio della primavera, per ammirare gli straordinari panorami cristallini del lago e dello straordinario ghiacciaio Baikal, rispettivamente. Bellezza surreale. Adesso vediamo. Questo è il lago Baikal d'estate e questo è il lago Baikal d'inverno, il ghiacciaio del lago Baikal. Poi è ancora un posto molto, ancora un paio di posti molto carini. Questa qua è la cosa di Krasnayar, vicino a Yakutia. Praticamente siamo già verso parte est della Siberia, formazione roccioso uniche. Vediamo sotto tutte le cose, sotto tutta la vediamo tutta taiga e sopra queste formazioni rocciose molto molto sofisticate. E poi due cose sulle penisole della Kamchatka e isole Kurili. Comunque Kamchatka è famosa perché può essere paragonata per la sua bellezza solo alla Nuova Zelanda. La Nuova Zelanda la conosciamo abbastanza bene perché abbiamo visto e rivisto tante volte, come me, per esempio, il film Il Signore degli Anelli, che è girato completamente nella Nuova Zelanda. E allora Kamchatka vuol dire vulcani, geyser, sorgente termale e natura sublime, praticamente inviolata. È un po' difficile arrivare fin là, però vale veramente la pena. E è molto famosa per il suo complesso vulcanico Kluchevsky, che ci sono tre vulcani, uno dopo l'altro, si vedono così in serie, uno che si chiama Kluch, quello più grande a destra, vede che sta fumando, quasi come l'Etna, e il 15 marzo di quest'anno c'è stata l'eruzione del vulcano, e qui potete vedere la foto dell'eruzione. Praticamente tutta la calotta è esplosa, assomiglia adesso un po' al Vesuvio. E poi queste sono le isole Kurili, che sono attaccate a Kamchatka. E poi volevo farvi vedere, faccio un po' veloce, perché queste qua sono le isole del Mar Baltico, isole Solovetsky. Dal 1992
fanno parte del patrimonio dell'umanità dell'UNESCO e sono conosciute per la loro bellezza, bellezza naturale. Questa qua è la regione di Arkhangelsk, proprio sul Mar Bianco, molto al nord. Però hanno anche per il popolo russo rappresentano anche un ricordo molto triste della propria storia, perché negli anni 30 e negli anni 40, siccome è un posto molto isolato, sono stati anche il posto dove c'erano tantissimi, proprio dentro quei monasteri costruiti nei secoli addietro, erano organizzate una specie di centro di detenzione per i prigionieri politici. E con le condizioni di vita impossibili, ci sono anche diverse opere letterarie che raccontano, adesso non mi soffermo, che raccontano proprio di questi posti. E poi l'ultima domanda, vabbè, siamo arrivati all'ultima domanda: Russia è un paese ricco o povero? Diciamo che i russi stessi faticano a dare la risposta a questa domanda, perché l'80% delle famiglie russe fatica a sbarcare il lunario. Il 3% dei russi detiene l'89% degli asset finanziari, mentre si calcola che il patrimonio di meno di 100 miliardari superi i risparmi bancari dell'intera popolazione. Comunque, con uno scenario un po' preoccupante per un paese ricco. Vabbè, secondo gli ultimi sondaggi, siccome siamo, secondo gli ultimi dati riportati, vabbè, sono dati abbastanza autorevoli, io adesso non mi metto a citare le fonti. Abbiamo già detto che il 20% della popolazione vive alla soglia della povertà, ma poi gli analisti hanno fatto anche degli studi un pochino più approfonditi sullo stato di questa povertà e hanno scoperto che il 22% si trova proprio nella zona della povertà. Praticamente è la gente che può assicurarsi solo i generi della prima necessità. C'è un altro cluster che è anche quello sui 26-30% che può, praticamente si chiama Consumer Risk Zone, praticamente si trova nella zona rischio che può assicurare le cose genere della prima necessità e anche comprare qualcosina in più come vestiario, come calzature, comunque le cose più necessarie della vita. E poi ci sono il 20% delle persone che si chiamano nel comfort zone, che è quella famosa classe media che ha l'indipendenza economica e tutto sommato si può permettere di vivere in un modo tranquillo senza pensare all'indomani, senza pensare a domani, diciamo, cosa non, hanno delle riserve finanziarie per poter essere abbastanza tranquilli. E si sa anche che il 19. Che 19 milioni di residenti russi vivono, anche, includendo anche la Crimea, che è stata annessa 7 anni fa, la Federazione Russa, vivono sotto la soglia di povertà, cioè praticamente hanno a disposizione al mese di 149 dollari, mentre il salario medio in Russia è da 450 a 630 dollari al mese. Ma non tutti si preoccupano molto, abbiamo già detto, si preoccupano molto di sbroccare il lunario. Abbiamo detto che ci sono delle persone ricchissime che possono permettersi tantissime cose, sono poche, ma comunque ci sono. E ritornando di nuovo alla domanda: la Russia è un paese ricco e povero? Ci sono diversi punti di vista, più che altro. È una questione generazionale, perché se noi prendiamo gli esponenti politici che sono ancora al governo, come per esempio Anatolij Chubais, che aveva fatto il cosa che aveva partecipato nello che aveva partecipato nella nella, nella diciamo nel governo russo nel 1991, dal crollo dell'Unione Sovietica, e si ricorda tutti quegli stenti che aveva dovuto passare il popolo russo per assicurarsi almeno di un po' di normalità della propria vita, lui dice che la Russia è il paese povero.
perché tantissime persone vivono in povertà, non è, dal punto di vista energetico, non è un paese, che non è un paese, è un paese arretrato, e dal punto di vista economico ha la struttura economica obsoleta. Allora, secondo lui, è un paese povero, di conseguenza bisogna affrontare i problemi in un modo proprio dall'ottico del paese povero. Mentre, per esempio, per la generazione nuova, quella putiniana, la Russia è un paese estremamente ricco, che può permettersi tantissime cose. Come sappiamo, la Russia negli ultimi tempi, negli ultimi 20 anni, si è permessa a fare le Olimpiadi a Sochi, la Coppa del Mondo, quella del calcio, costruite diversi pipeline, ha costruito dei ponti surrealistici, ma sono delle cose da paese ricco. Allora, a questo punto, bisognerebbe in qualche modo abbinare questi due concetti e far incontrare queste due generazioni. Da una parte, la Russia ha bisogno della normalità, visto che il 22% della popolazione vive nella povertà. Invece, dall'altra parte, non riuscirà mai a rinunciare ai grandi eventi, perché è la questione dell'orgoglio nazionale. Allora, se si riuscirà a combaciare questi due aspetti nello sviluppo della Russia, allora si potrà capire, questi 30 anni dopo il crollo dell'Unione Sovietica, che Russia ci hanno lasciato. Beh, questo comunque bisogna sempre abbinare forse il pane e il circo, non solo una cosa o solo un'altra, per un paese moderno. E per lasciarvi forse con la nota di ottimismo, abbiamo finito. Per lasciarvi con la nota di ottimismo, io vi faccio vedere solo una foto e un evento, un attimo, è un evento, eccolo qui, è un evento che si svolge tutti gli anni a San Pietroburgo, che si chiama la Festa delle Vere Scarlatte. È la festa a fine giugno, ancora nel periodo delle notti bianche, ed è la festa dei neodiplomati, la gente che finisce la scuola e per cui si aprono le porte della vita. Difatti è un giorno di grande festa, con concerti, come vedi, con fuochi d'artificio, ma il simbolo di questa festa è della nuova generazione, quella che finisce la scuola, quella che ha 18 anni e quella che comincia la loro vita da grandi. È quella bellissima nave con le vele scarlatte, che è un simbolo della speranza, della fede e della realizzazione dei sogni, e questo simbolo che prende spunto dal romanzo di Alexandre Green dello stesso nome. Io ho finito. Vabbè, vi saluto, spero che vi è piaciuto e la prossima volta parleremo dei musei di Mosca di San Pietroburgo, il mio argomento preferito. Di conseguenza vi aspetto e arrivederci, e la prossima nostra conferenza sarà l'8 aprile, dopo le vacanze di Pasqua.